Oh ragazzi, lunedì, oggi il traffico mi sta già ammazzando. Infatti capiamo se devo fare una strada piuttosto che un'altra. Miseria a me. Si comincia col botto, si incomincia. Vabbè, comunque stanotte non ho dormito benissimo. C'era freddo, tanto tanto freddo. Avevo zero voglia oggi di andare al lavoro. Infatti ero tentato di dire no, faccio da remoto oggi. Zero voglia, completamente. Voglio tenermi i giorni da remoto un pochino più in là, me li voglio consumare tutti, zac, tutti in un colpo. E quindi niente ragazzi. Oggi, visto che il tempo è sempre poco, perché come sapete lunedì devo editare il clip del canale YouTube americano Now You Know, e quando finisco torno a casa, quando finisco dal lavoro torno a casa, ci metto quella mezz'oretta per scaricare tutte le clip. Cosa devo fare? Pensavo, nel tragitto da lavoro a casa mia mi metto a scaricare le clip nel telefono, che è molto più veloce di solito con 5G rispetto che con la fibra. Per qualche ragione il computer è lento a scaricare le clip, cioè nel computer ci metto tipo mezz'ora, nel telefono ci metto 6-7 minuti, incredibile. Qui me le scarico dal telefono mentre sto tornando a casa. Airdroppo dal telefono al Mac e le clip, e poi inizio subito a lavorare, così per le 6:30 mi posso, 6:15 dai, mi butto giù di testa per un'oretta, perché poi alle 7:30 mi pare di avere la riunione con appunto l'azienda di borse di cui vi ho parlato, questo progetto on the side che sto facendo come content creator per questa, insomma, azienda di calze, per poi diventare socio. E finito quella, finita la riunione, metti per le 9, avrò già cenato, in un'oretta poi probabilmente riesco di nuovo a tornare a editare l'Eclipse, un'oretta e mezza, quindi per le 10:30 secondo me potrei aver finito di fare tutto. Allora, appena finito di lavorare, oggi in pausa pranzo sono riuscito anche a chiamare un po' l'agenzia, il perito, la banca, il venditore, ho organizzato tutti. Alla fine io cambiassi lavoro, non dovessi essere data scientist o fotografo, videomaker o cuoco, probabilmente potrei aprire un'agenzia immobiliare, perché oramai conosco esattamente per filo per segno qualsiasi carta, qualsiasi documento, chi chiamare, qualsiasi cosa, so tutto, come accedere agli atti. Fa molto ridere ragazzi, ma in verità fa piangere la situazione, fa piangere. Comunque niente, quindi adesso bisogna fare in modo, devo chiamare l'agenzia per avvisare le disponibilità del perito e dell'inquilina, per poi così l'agenzia avvisa il perito e l'inquilina delle disponibilità, cioè sembra un cane che si morde la coda qua, affinché poi il perito riesca ad andare con l'agenzia a vedere la casa dall'inquilina. E tutto questo speriamo di cavarcela in settimana, non so, io ho zero fiducia, zero. Vabbè ragazzi, insomma, abbiamo capito che a me piace uscire, farmi le passeggiate al buio e portarvi con me. Perfetto. Allora, io adesso ho iniziato un pochino a editare i video della settimana, ma ho iniziato da solo una ventina di minuti, quindi sono agli albori, solamente agli albori purtroppo. E in tutto questo, aspetta, magari mi tengo qua dove tengo l'ombrello sperando non cada tutto. Cioè, no, non ce la faccio. Va bene, questo, e ora sto andando a piedi alla riunione con l'azienda, quella delle calze, come vi dicevo c'è pure quella attività ora che mi tocca fare il lunedì, e dopo mi sa che di prassi mi mangerò qualcosa lì al baretto, magari un toast, un panino, anche perché oggi a pranzo mi sono mangiato il minestrone, quindi la mia dose sana l'ho fatta, e meno male, ogni tanto bisogna pure essere sani. E fatto sta che adesso appunto vado a farmi questa riunione, ho deciso non prendiamo la macchina perché oggi sono stato tutto il giorno seduto e se no non faccio mai attività fisica, e quindi un 20 minuti all'andata, 20 minuti al ritorno, una passeggiata e 40 minuti al giorno, e ci sta,
Poi, come vedete, ho scelto il giorno perfetto per farmi la passeggiata, perché sotto il diluvio, no, il diluvio no, però sta bello che piovigginando, cioè se vedete, aspetta, ora giro, ma come vedete la situazione è abbastanza spinosa. Forse avrei dovuto evitarmi di farmi una passeggiata, perché mi fanno un pochino male i piedi oggi, per qualche ragione. Sì, riunioni finite, torno a casa, devo iniziare seriamente a editare, mi ci vorranno almeno 2 ore, ora sono le 9:15, giù di lì, quindi spero per mezzanotte di aver finito, anche perché il tempo è sempre quello che è in queste cose. Non si riesce mai. Ecco, una cosa che mi piacerebbe avere è 40 ore al giorno. 40 ore, perché se no non si riesce. Non si riesce a fare tutto questo. Assolutamente no. Comunque, ragazzi, questo sabato devo fare lo shooting alle borse e la cosa mi mette molta allegria, perché finalmente posso provare appunto in un ambito di lavoro e il nuovo obiettivo e mi diverto, e così stavolta voglio provare a portare solo quello sul campo, quindi lasciare a casa tutti gli altri, utilizzare solo quello, va bene, porterò due, quello e un altro di backup per i dettagli, anche se non penso che sia necessario, anzi forse potrei scegliere di utilizzare solo uno, e sarebbe anche più eccitante, diciamo, come progetto, però vediamo. Magari pulisco un pochino questo obiettivetto, perché vi vedevo con un po' troppi segni e non va bene. No. Ok, andiamo, yeah, sì, dai, meglio. E niente, si continua a lavorare qua, si continua. Mi tocca generare immagini tipo Tesla Model S, Cybertruck, Model X, insomma di tutto di più. Poi andare qua e aggiungere tutti i grafichetti, i graficini, ed editare queste cose. Diventa pazzo, sono 20 alle 10 e si lavora e non si bolla. 11 e 22 e qua, ragazzi, non si ferma, non si molla, si continua. Questo significa che sto salvando mezzanotte, ma mi mette fuoco, no? Mezzanotte 18, finito ora, ragazzi, vado a letto, si impazzisce. Perché appunto va bene tutto, ma stare dietro fino a quest'ora si diventa pazzi. Comunque tutto questo, io vi invito a mettere mi piace, commentate, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, ricordatevi, gli algoritmi si sfama delle vostre interazioni. Noi ci vediamo nel prossimo video di domani, sperando che sia un pochino rilassato, perché come vedete qua i ritmi, cioè non ho tempo di vivere, non ho tempo di fare niente. Pesante, ragazzi, ora mi lavo i denti, mi sistemo e poi devo andare a letto. Almeno domani sono da remoto, sono un pochino più tranquillo, posso svegliarmi con la mezz'oretta extra. Ciao.